Si è parlato di welfare responsabile mezzogiorno all'Università Suor Orsola Benincasa con la relazione introduttiva di Vincenzo Cesareo dell'Università Cattolica di Milano. Sulla proposta di welfare responsabile si è aperto un dibattito con un confronto tra i massimi esperti. Sergio Marotta dell'Università Suor Orsola, Giuseppe Moro dell'Ateneo di Bari, Carlo Borgomeo della Fondazione con il Sud e Amedeo Manzo, presidente della BCC, la Banca di Credito Cooperativo di Napoli. Io credo che il modello creditizio in controtendenza a quelle che sono le sempre più schiaccianti norme sull'efficienza prodotte dall'autorità di vigilanza europea debbano invece avvicinarsi molto più alle persone, e la mission del credito cooperativo è che la BCC sta sviluppando a Napoli ormai da 10 anni è proprio centrata su questo, portare avanti un rating umano, mettere al centro dei processi creditizi, dei servizi, non soltanto la macchina, i rating, gli algoritmi, i computer, ma utilizzarli a beneficio dei cittadini, degli utenti, dei giovani, delle start-up, delle famiglie, di coloro che hanno bisogno. E qui si realizza questo welfare, qui si realizza una comunione di intenti, l'interesse della banca naturalmente di essere una banca efficiente con il sostegno reale al territorio, perché come da sempre sosteniamo efficienza, mutualità, in questo caso welfare, sono degli elementi che possono viaggiare di pari passo. Ma è una proposta che parte dalla Cattolica ma che coinvolge 10 Atenei d'Italia. È una rete che abbiamo costituito di studiosi, prevalentemente sociologi, ma abbiamo anche dei demografi e dei politologi e dei giuristi, proprio perché credo che un tema come quello del welfare imponga, necessiti di un approccio al quale concorrono più discipline. Questa della capacità dei territori, degli attori, delle persone di attivarsi e fare rete al fine di apprestare, diciamo, ipotesi locali a diversa scala al fine di risolvere i problemi che non è in grado di risolvere il welfare istituzionale, questa è una proposta che è molto importante e lo diventa sempre di più, soprattutto se guardiamo a una situazione invero preoccupante come quella delle autonomie regionali differenziate.